Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video dei consigli di Ene. Io lo faccio così come se apparisse qualcosa mentre parlo, però va bene, voi non ci fate caso. E appunto è la mia nuova rubrica in cui vi consiglio dei prodotti top e sono divisi per categorie. Abbiamo già fatto diverse categorie, tra cui fondotinta e correttori e ciprie. E invece oggi siamo qui per primer e setting spray. Se vi piace il look che oggi, a parte il rossetto, perché ho cambiato il rossetto, lo trovate in uno dei miei ultimi video, non so se l'ultimo sicuramente. Comunque è un video in cui provo diverse cose. She Glam, che sarebbe il marchio makeup di Shein. Avete anche il mio codice sconto, che è del 15% su una spesa maggiore a 39 euro su tutto il sito. Momento media shopping finito, e trovate il codice qua sotto nell'info box insieme anche ai miei social. Quindi andatemi a seguire, mi raccomando, perché vi faccio dei sondaggi, vi faccio vedere le cose prima in confronto qua su YouTube. E anche la mia lista Amazon, in cui potete andare a farmi qualche regalino se volete. In occasione del mio compleanno ho deciso di fare questa lista Amazon. Ce l'ho fatta, finito. Quindi oggi vi mostro e vi consiglio i miei primer e setting spray preferiti. Ho deciso di metterli insieme perché non sono proprio tanti tanti prodotti. Iniziamo subito. Allora, non vado in nessun tipo di ordine, come al solito. Allora, abbiamo questo qui, che è il W7 Princess Potion, che è il Complexion Booster and Primer di W7, e hanno palesemente copiato, palesemente il dupe dell'Unicorn Serum di Farsali. Eccolo qui, è anche rosa e profuma tantissimo di bubble gum. È molto È divertente la cosa. Scusate, ma devo dirvelo per forza. Dov'è? È divertente perché appunto oggi ho utilizzato la palette Bubblegum per il trucco occhi. Vabbè, comunque mi piace questo primer perché è veramente ottimo. Fa durare tantissimo il trucco, veramente, confronto al solito. È appiccicoso, quindi il fondo aderisce benissimo al viso. Ha un odore ottimo. E mi pare che vada, non me lo ricordo, vabbè, ve lo applico come ho fatto sempre. Allora, eccolo qui. Ha una consistenza tra il gelatinoso e il liquido, è comunque rosino, e poi quando lo spalmate ovviamente non ha colore, e dà sì un effetto idratante, però no, infatti mi ricordavo bene, non mi pare che abbia glitter all'interno, pochissimi in caso. Fammi vedere anche qua. Ha l'erogatore in gocce. Sì, qualche micro glitter ce l'ha, ma assolutamente non rimane sul viso, ve lo posso garantire. Non ve lo so consigliare nel caso voi abbiate la pelle grassa. Piccola parentesi, una ragazza in uno dei miei ultimi video mi ha detto di fare questo video e mi ha chiesto se gli consigliavo, se le potevo consigliare qualche primer per pelle grassa, però purtroppo io nella mia vita penso di non aver quasi mai avuto la pelle grassa, quindi ovviamente ho provato tutti questi prodotti sul mio tipo di pelle, che attualmente è un tipo di pelle misto, cioè normale tendente a volte al secco. Prima invece avevo la pelle proprio secca. Cambia di continuo. Vabbè. E niente, ecco qua. Si è già asciugato, lo vedete che qui, in confronto a qua, comunque non so quanto lo possiate vedere, la pelle è più luminosa, è compatta, bella. Non levica un pochettino, ma non toglie i pori, perché appunto non è questa la sua funzione. Ve lo consiglio, costa poco, lo trovate su Maki Beauty, su Cosmetic for Less e sul sito di W7. Passiamo al prossimo, sempre low cost. Io ho anche quello di Fenty Beauty di primer e qualche altro, il campioncino più famoso, più costoso, ma sinceramente a me piacciono questi, che sono tutti primer abbastanza low cost. Appunto il prossimo è questo qui, che è il Catrice HD Active Performer, e è un water e sweet proof. Ah, addirittura. E c'è scritto che è un pore minimal. È un pore minimizing effect. Non ce la faccio, non ce l'avrò mai a pronunciarlo bene perché è un scioglilingua. Però, cosa bellissima che riesco a pronunciare, ha l'SPF 30, cosa bellissima. Anche questo ha l'erogatore così, col contagocce. E questo qua, sempre liquido, un po' più corposo dell'altro, però è bianco. Vedete? Eccolo qua, è proprio bianco.
Quando lo andate poi a stendere, così, tranquilli che il bianco se ne va. Quindi adesso l'ho steso un pochettino, adesso l'ho steso completamente, vedete che il bianco se ne va. Allora, che vi devo dire? Si asciuga subito, infatti è già asciutto. La pelle è stupenda, a parte il fatto di avere l'SPF addirittura 30, è una cosa ottima. Sport proof, comunque vi dico sì, resiste tantissimo, veramente tanto. La pelle è super mega levigata, vi appiattisce i pori, vi riempie i pori, quindi anche sotto quel punto di vista dico di sì. Vi dico di sì. Scusate, ma mi devo andare a sfumare il bronzer perché mi sa che ho esagerato e mi sto dando fastidio. Comunque, nel frattempo, sapete che qui è così. Nel frattempo, vi dicevo, dà l'effetto, minimizza i pori, assolutamente, dura tanto e ha l'SPF, quindi a me piace tantissimo. Infatti sono a metà. Questo lo utilizzo soprattutto d'estate, appunto perché è l'SPF, però bello 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 questo, anche questo costa pochissimo. Ne ho comprato un altro simile a questo di Essence, però con effetto proprio idratante, ma non ve ne voglio parlare perché l'ho provato solo una volta, quindi non ve ne parlo così. Altri primer, allora, questo qui che è il Muse di Neve Cosmetics, che è famosissimo. Vi faccio vedere. Questo qui l'unica cosa, ce n'è poco dentro, infatti eccolo qua, ve l'ho tirato fuori tutto. E questo qui appunto è un primer in stick che potrebbe, eccolo qua, potrebbe sembrare un pochettino bianco, ma tranquilli non lo è, poi dopo applicato, eccolo qua, va a minimizzare i pori, anche questo qui è proprio un effetto blur, ok? E infatti io lo metto, ah, si è rotto il tappo, bene, ho rotto il tappo, infatti lo metto qua nella zona del naso, sulla fronte e un po' qua sul mento. Fa quell'effetto lì, anche la spugnetta. Dicevo, fa quell'effetto lì, dura tutto quanto, quindi il suo effetto principale è quello di andare a riempire i pori, a minimizzare i pori. La figata è che non ha siliconi né niente e che è naturale, quindi questo è il plus di questo prodotto. Ottimo, mi piace, ci piace. Questo lo amo e sono felicissima di dirvi che esiste perché questo qui ve l'ho fatto vedere spesso, è il makeup primer di Douglas, che voi a vederlo così non gli dareste manco un centesimo di fiducia, e invece è ottimo. Questo qui ha la consistenza, è anche, è un gel, anche a vederlo è proprio un gel, ve lo faccio vedere, sta qua, non so quanto lo possiate vedere, e è super mega siliconico al tatto, però questo qui vi rende la pelle proprio perfetta, dà l'effetto proprio perfetto, come se mettete nella vita l'effetto bellezza, vi appiattisce tutto, vi pialla qualsiasi cosa, veramente bello, bello 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 questo qui, mi è piaciuto un botto e dicevo sono contenta di dirvi che lo trovate su Douglas, costa mi pare 14 euro la full size, e appunto io questo qui l'ho trovato nel calendario dell'avvento di quest'anno e dell'anno scorso ormai, e mi è piaciuto tantissimo, quindi questo è il mio prefe tra tutti. Poi vi ho inserito anche i primer occhi, perché? Perché sì. Allora, abbiamo questo qui sempre di Douglas, che ho trovato sempre nel calendario dell'avvento, ma penso sia una full size perché comunque questo è di 10 ml, molto bello. Questo qui anche all'applicatore fatto così, e è, non so se lo vedete, messo qua, è un pochino colorato, l'ho usato anche oggi, però è proprio color carne, l'ho messo qui, spero che si veda. Molto molto bello, si stende bene, dura, fa durare il trucco, fa quello che deve fare, non c'è tanto da usi primer occhi, l'importante è che facciano il loro lavoro, ovvero mantengano il trucco occhi e rendano i colori vividi, quindi mi piace tantissimo. Uno che è stato tra i miei preferiti per anni è questo qui, la Shadow Primer Potion di Urban Decay, l'original, anche se io ho amato in passato, l'avevo provato anche quello anti-age, mi piace tantissimo. Quello Eden, ovvero quello opaco, non mi piace, l'ho provato. Oh mio Dio, ne è uscito un botto. Vedete, è fatto così, tipo quell'altro, esattamente tipo quell'altro, e anche questo ha un po' di colore color carne, ma è decisamente più trasparente in confronto a quello di Douglas, che comunque dà colore. Fa durare bene il trucco, niente da dire. Buoni. Però il mio preferito in assoluto è questo qui, che
che è il PaintPot Software di Mac, che ai tempi fa era famosissimo. Infatti io l'ho quasi terminato, non so se lo vedete, ma è scavatissimo. E mi piace appunto perché dura un botto, colora e dà subito un effetto bello, sano alla pelle dell'occhio, ma va anche a risaltare, fa risaltare bene i colori. Eccolo qui, vedete? Bellissimo, io ce l'ho da un botto di tempo, sarà pure scaduto, non lo so, però non puzza, funziona, quindi io lo utilizzo. L'avrò comprato almeno 3-4 anni fa, almeno, però funziona, che vi devo dire, funziona, non puzza, non mi dà problemi, quindi lo utilizzo. È stupendo, penso che è uno di quei prodotti che ricomprerò quando avrò finito. Ci sono anche altre colorazioni dei paint pot di MAC, io infatti ce ne ho altre due, però non le utilizzo quasi mai perché questo è questo. So che ne esiste anche una versione col sottotono più rosato, però penso che questo sia proprio ottimo perché appunto avendo un sottotono giallino va anche un po' a togliere i difetti sulla palpebra, quindi le venuzze, tutto qua, tutte le discromie. Questo qua, top, adoro. Ok, ho finito con i primer, andiamo sui setti spray. L'ho presi tutti. No, ne ho eccoci qui di ritorno, ho preso l'altro setti spray. Allora, vi parlo subito di tutti questi qua. Io ho il Pret & Prime Fix Setti Spray di MAC, che è un must have da anni, veramente, anche questo. Però io l'ho provato solo quest'anno e ho preso la mini size, questa qui è di un'edizione limitata e questa è la peonia e ha un profumo assurdo. Vi faccio vedere tutti gli spruzzi per farvi vedere come vaporizzano. Questo qui è anche la sicura, vedete? E questo qui non so come farvi vedere bene, non so se si vede, forse ci vuole una base scura. Non so come farvelo vedere, vi giuro. Spero che si sia visto, non lo so. Vabbè, mi dispiace sprecarlo. Ottimo. Profumo assurdo, so che ne hanno fatti uscire anche altri con delle profumazioni. Veramente profumazioni, l'ho detto bene? Sì. Ottimo. Anche questo qui profuma un botto. È il Yes to Coconut del marchio Yes to. L'ho shakerato perché appunto c'è scritto di shakerarlo bene. È un Coconut Milk Mistified Moisturizer. Ok, ultra idratante, qui c'è scritto, per idratare la tua pelle. Al 99% di origini, di ingredienti di origini naturali. Ah, ok, eccolo qui. Molto più grande dell'altro. Vabbè, l'altro era anche una mini size. Questo qui è... io non li trovo mai. Perché li scrivono piccoli? Non è che ho gli occhiali. Ah, 118 ml. Vabbè, questo qui di MAC che è mini size, per tanto per ve lo dico. No, non ve lo dico perché non c'è... ah, eccolo qua, 30 ml la mini size. E questo qui ha uno spruzzo abbastanza diffuso e sa di cocco. Tantissimo. Ottimo, ottimo, ottimo anche questo qui, mi piace tantissimo. Per dare l'effetto un pochino più dewy, sì, mi pare strana come parola, però sì, è così che si dice. E l'effetto un pochino più luminoso appunto perché va a idratare. Che dire, non c'è tanto da dire, mi piacciono. Non mi piace per niente il cocco. Amo tantissimo anche questo qui di Wet n Wild, che è il Photo Focus Coconut 3-in-1 Primer Water. A posto. Qui c'è scritto, semplicemente c'è scritto in francese, ma se io giro scritto in inglese è molto meglio. Anche questo cruelty free. Anche questo qui, quello di MAC non ne ho idea, non lo so. E è fatto così, non so se è una mini size. Qui è carinissimo perché sul tappo ha il cocco. Anche questo profuma tanto, sempre vaporizzato ma con lo schizzo più forte. E non so quanto ce n'è all'interno, ho paura perché sta per finire. So che di questi qui Wet n Wild ne ha fatti anche altri con altre profumazioni. Ho visto c'era tipo la rosa, mesalta e verde, non mi ricordo. Comunque anche questo ottimo. Scopertona è stato questo qui di Kiko, il Face Make
Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Allora, al momento tisana. Al finocchio. Ovviamente è tardi, ragazzi, sono le 2:20 di notte, perfetto, quindi è per questo che magari mi impappino più spesso. Il Face Makeup Fixer di Kiko, ce l'ho fatta. È questo qui. Non so sinceramente se sia una mini size o se esiste in formato grande o comunque se è in edizione limitata, perché l'ho preso nel reparto saldi di Kiko. Mi pare che l'ho pagato 2 euro. Cioè, ottimo. Veramente questo ottimo. Anche qui abbastanza vaporizzato, abbastanza diffuso, però bello, bello diretto, bello convinto. E niente, questo non ha profumazione assolutamente, però vi posso dire che questo è stato quello che tra tutti quanti questi qui che vi ho fatto vedere. Ma che ho spruzzato su? Mio Dio, vabbè. Questo è stato l'unico tra tutti quanti che vi ho fatto vedere finora che veramente mi ha fatto vedere un risultato molto scioccante, nel senso, questi altri sì, funzionano, fanno quello che devono fare, però tutto ok. Me ne sono accorta perché un giorno avevo fatto una base orribile, mi faceva schifo, però dovevo fare un video, quindi sapete che in video pure se la base fa schifo non si vede, magari si vede più dal vivo, quindi ho detto sti cavoli, c'ho le luci, non si vedrà mai niente, poi il video non era sulla base, quindi ho detto a posto. Però mi sentivo un po' secca anche, ho voluto spruzzare questo anche per provarlo, l'ho spruzzato e la base è diventata stupenda, io sono rimasta scioccata e è durato tutto benissimo. Che cosa ha fatto questa meraviglia qui? Praticamente mi è andato non solo a fissare il make-up, ma a creare una specie di patina sopra il trucco che me l'ha reso stupendo. Cioè, non so veramente come altro dirvelo. Cioè, veramente, bello, bello, bello. Questo ve lo consiglio assai. Nulla, abbiamo finito! Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Scusate tutte le interruzioni, tutti i miei macelli nel parlare. Spero che il video vi sia piaciuto. Piaciuto, appunto. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi va, mettete un mi piace, iscrivetevi, seguitemi, fate quello che vi pare, basta che lo fate. Qua sotto trovate appunto tutto quanto, come vi dico sempre. E nulla, fatemi sapere quale altro prossimo video volete vedere dei consigli di Ene. E nulla, tanto continueremo a fare questi video. L'unica cosa, non so come fare per le palette, soprattutto le palette occhi, perché sapete che ne ho un pochine, quindi non so se dividerle in low cost e high cost o proprio per categoria, ovvero palette nude, palette colorate, palette glam, palette non lo so, oppure se fare low cost contro high cost, però anche lì la battaglia sarebbe ardua. Non lo so, fatemi sapere qua sotto nei commenti come possiamo fare per le palette occhi, perché ci stiamo avvicinando. Io spero appunto che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!